Cosa faranno i sindaci lombardi quando i prefetti renderanno nota la lista dei comuni che dovranno accogliere i richiedenti asilo? Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi offre loro sconti e agevolazioni se disposti ad accogliere un maggior numero di immigrati. Il Governatore della Lombardia Roberto Maroni li minaccia di bloccare i fondi provenienti dalla Regione in caso di ulteriori accoglienze e chiede ai prefetti di sospendere le attribuzioni di immigrati ai comuni lombardi. Costretti a scegliere tra le promesse del governo e le minacce della regione, cosa decideranno? Abbiamo posto di fronte a questo dilemma i sindaci di due popolosi comuni dell'Interland Milanese. Non mi piace l'idea in qualche modo di. Eh, far sì che una scelta di ospitalità e una scelta di fronte a un'emergenza debba per forza essere in qualche modo monetizzata. È una scelta come dire, importante, è una scelta di carattere istituzionale, ma è anche una scelta di valore e di principi. Non esiste monetizzazione che possa aiutare questo percorso, che è molto, molto, molto più ehm, ha un valore molto più alto di quello della monetizzazione ed è anche molto più difficile da realizzare. Entrambi i comuni già ospitano gruppi di profughi. A Cinisello Balsamo sono state accolte 40 persone, a Sesto San Giovanni sono invece più di 20 quelle sistemate nella vecchia sede dei sindacati confederali. Se arrivasse loro la richiesta di accogliere altri richiedenti asilo, sarebbero in grado di farlo? In questo momento no, nel senso che noi abbiamo già accolto un numero di profughi eh, come dire, importante. Costruire un progetto intorno a un numero. Limitato di persone. Differentemente sarebbe soltanto veramente business economico e, appunto, ritorniamo al punto di partenza, non, non credo che sia il modo migliore per, per affrontarlo.